Comincia il 14 luglio con Dandy Dan e Diva G e la loro Clown Fairy Tale la stagione di teatro comico nell'Arena di San Pietro. Quattro gli appuntamenti con la risata ogni giovedì alle 21. Nella prima sera l'arte clownesca si intreccerà con la storia d'amore. Il 21 luglio saliranno sul palco Antonio Pandolfo e Marco Manera con la commedia Chi si salva è perduto. Il 28 luglio Matranga e Minafò porteranno in scena Altrimenti ci aggalliamo, il cavallo di battaglia del duo comico. Periodo Covid ci ha molto penalizzati, ci ha penalizzati sotto tutti i punti di vista, sia durante e purtroppo anche post vivo della pandemia, diciamo. Ecco, abbiamo provato noi quest'inverno a ripartire con la stagione di teatro comico, con la stagione organizzata dall'ABC di Catania, la Turiferro, la nazionale, e insomma non è stato molto semplice. Abbiamo avuto anche diciamo delle difficoltà oggettive, perché la gente ancora aveva un po' di timore, tant'è che la stagione di teatro comico abbiamo deciso di bloccarla e di portarla in estivo, nella speranza che l'aria aperta dell'Arena San Pietro possa contribuire a far venire nuovamente la voglia alla gente di passare una serata in allegria e in maniera spensierata. Quest'anno, appunto, così come anche l'anno scorso, abbiamo deciso di organizzare una stagione di teatro comico. Si ride appunto all'Arena San Pietro, sono quattro appuntamenti. La stagione si chiuderà il 4 agosto con lo spettacolo del Triangolo No Trio che organizza la manifestazione. Nel periodo estivo è sempre stato così, da sempre. La gente ha voglia di leggerezza, di passare una serata all'insegna proprio delle sane risate. E quindi noi, diciamo, accontentiamo il nostro pubblico portando in scena tutti i spettacoli come elencati, tutti molto leggeri, divertenti, commedie, farse, cabaret. E concluderemo la rassegna con uno spettacolo del trio, il Triangolo No Trio, prodotto dal Triangolo No Trio, che non mancherà anch'esso del compito arduo di far ridere la gente, soprattutto in questo periodo, materia pericolosa, pesante, ma necessaria. Lo spettacolo sarà inedito, come tutti gli spettacoli del trio, sarà scritto dal nostro concittadino Antonello Capodici, che curerà anche la regia.